Maggiore attenzione, ma soprattutto maggiore celerità nell'impiego dei fondi per la viabilità dissestata del meridione della provincia, è quanto hanno chiesto i sindaci nel corteo di protesta di Salerno. Ma credo che la manifestazione di oggi è una manifestazione principalmente dei cittadini, una manifestazione di persone che chiedono attenzione, una manifestazione che serve per porre anche un momento di incontro tra chi può risolvere i problemi e chi i problemi li vive. Questa è l'iniziativa di oggi, l'intervento regionale, apprezzabile, ma sicuramente non risolutivo e sicuramente non risponde alle esigenze dei cittadini che continuano a vivere prigionieri dei loro territori e che perdono assolutamente la certezza di poter fruire di quei servizi minimi essenziali, uno per tutti, la scuola, il collegamento con i centri, la sanità, l'emergenza. E questo significa dire. Sindaco, lei sta in una zona, diciamo, turistica, balneare, siamo quasi all'inizio della stagione, ci manca davvero poco, la stagione turistica, quella che dà un po' di boccata d'ossigeno all'economia, almeno costiera. Così stando le cose, incontro a che cosa andiamo? Andiamo incontro a un arretramento, in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, pensare di andare ancora indietro è davvero da pazzi. Ci rendiamo conto che gli enti hanno difficoltà perché siamo istituzioni, però era anche necessario aprire un tavolo serio di discussione già da tempo. Una regione che ha bloccato questa concertazione, che ha tenuto ferme le risorse, siamo la regione che spende meno e che oggi con una delibera tardiva e a mio avviso anche di difficile attuazione tenta di porre un Farso un contentino poi alla fine. Ma secondo me neanche quello, perché è una delibera di intenti, i cui tempi e la cui attuazione si perderà nel tempo, però domani mattina noi abbiamo altre strade che cadono, abbiamo altre situazioni che non riusciamo a risolvere. Rispetto a tutto questo ci aspettiamo una presa di coscienza da parte della Regione, immaginando strumenti seri per dare risposte serie, altrimenti diventiamo tutti poco credibili. E i cittadini perdono qualsiasi tipo di speranza e quella ipotesi di gestione dell'estate diventa davvero complicata. Immaginiamo tutta l'area costiera che da una parte c'è il dissesto delle strade, dall'altra parte c'è l'erosione della costa che ormai mangia i nostri territori. Rispetto a tutto questo, nessuna risposta. Speriamo che l'iniziativa di oggi dia il modo alle istituzioni di livello superiore di capire che c'è necessità di porre in essere un tavolo serio per risposte serie. Rocigno è un po' particolare per la sua storia, per quel paese abbandonato che lei citava prima, proprio dovuto a causa di frane, di dissesto idrogeologico. Siamo un po' tagliati fuori in quelle zone, insomma, l'abbandono del territorio. I sindaci accusano la provincia e un po' la regione. La provincia e la regione accusano i sindaci perché poco hanno fatto niente o comunque non si sono fatti ascoltare. La ragione da che parte stavo alla fine? La ragione sta a ricercare un punto di equilibrio e in questo noi dobbiamo essere seri un pochettino tutti quanti. Cioè, non è colpa della provincia, non è colpa della regione, ma sono colpa quelle degli altri, dei lavori male eseguiti e altre cose, se si è verificato questo. La condizione migliore sta a cercare un punto di equilibrio. La provincia sta dando dei finanziamenti, ha messo a finanziamento alcune strade importanti per il nostro territorio. Però bisogna aprire una vertenza importante per le nostre zone interne. In questi periodi bisogna rendere più efficienti e efficaci i nostri interventi. Certo, bisogna eliminare qualche cosa che potrebbe sembrare di troppo e puntare più sull'essenziale. Questo sì, dovremmo stare attenti un pochettino tutti quanti. Lo facciamo noi da sindaci, penso che lo deve fare pure la provincia. In questo momento penso che la viabilità in tutto il territorio a sud di Salerno, non solo la provincia, ma la regione, ma anche il parco, e il governo nazionale devono prestare attenzione alle nostre zone. Noi abbiamo un'incompiuta importante dove sono stati spesi oltre 12-13 milioni di euro e che si chiama la Fondovalle Calore Salernitano. C'è stata bloccata questi lavori già iniziati, è stata bloccata dalla sovrintendenza, pende un ricorso davanti al TAR e non si riesce ancora a sbloccare. Sarebbe anche la strada del parco, è Quella stata sarebbe anche la strada del parco, la strada che voleva fortemente il compianto sindaco, il presidente della comunità del parco, Angelo Vassallo. Quindi
Su questo noi dovremmo concentrare pure i nostri sforzi, chiamare le responsabilità tutti quanti, ma non addossare le colpe all'uno o all'altro. Non faremo certamente una cosa gradita, la gente non capirebbe tutto questo. Ma noi aspettiamo delle risposte, peraltro già sottolineate da tempo, un territorio che sta collassando da un punto di vista della viabilità, se mi è consentita, anche della sicurezza pubblica. Ovviamente sia da un punto di vista infrastrutturale, io stesso ho fatto una proposta al tavolo in prefettura, se eventualmente ci potesse essere una deroga ai lavori fatti dagli idraulici forestali per la manutenzione delle strade. Questo perché? Perché innanzitutto una manutenzione è pressoché uguale allo zero. Ecco, questa manutenzione viene da tutti i sindaci fortemente caldeggiata, perché senza manutenzione non c'è neanche prevenzione a quello che è il dissesto idrogeologico. Ma la risposta poi qual è ogni volta che si apre questo discorso urgentissimo? Ma se stiamo qui evidentemente non c'è mai stata, almeno fino ad oggi, ovviamente io mi auguro che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, quantomeno si possano avere delle risposte. Io penso che la strada di utilizzare gli idraulici forestali per la manutenzione delle strade provinciali, chiedendo una giusta e doverosa deroga all'assessorato regionale, possa essere una risposta a questo problema. La realtà è che il documento dei sindaci è quello che ci guiderà. Nel documento si chiede che le strade più importanti, a partire dalla Cilentana, passando per la Mingardina, la ex statale 447, devono essere ricondotte al governo da parte dell'ANAS. Le altre strade vogliamo che siano governate dai comuni direttamente. Questo è il punto di sintesi. Il prefetto su questo si è impegnato a trattare con il governo centrale, a sollecitare regione e provincia per un tavolo operativo dove vengano stabilite le priorità e le procedure d'urgenza per gli interventi. Questa è la sintesi, quindi da questo punto di vista è abbastanza soddisfacente. Come se voi foste venuti qui stamattina a perdere tempo, perché già sono stati stanziati 27,6 milioni di euro. Ma avremmo gradito quantomeno che questo ci venisse detto dall'assessore provinciale ai lavori pubblici, visto e considerato che rappresenta un'istituzione, non una parrocchia o un'associazione di pescatori di Palinuro. Mi pare che l'assessore ai lavori pubblici rappresenti tutti i cittadini, perché rappresenta un'istituzione. Allora, nel momento in cui si iscriverà all'associazione dei pescatori di Palinuro, potrà dire: non partecipo all'associazione dei pescatori di Camerota. Ma visto e considerato che c'erano 40 sindaci in prefettura riuniti davanti al prefetto, consiglieri regionali, credo che la sua assenza sia stata quantomeno inopportuna, visto e considerato che sembra che ci sia questo documento. Detto questo, se non si fa manutenzione, non si programma la manutenzione, è normale che i risultati sono quelli che stanno sotto gli occhi di tutti. Credo che avremmo meritato un'attenzione francamente diversa. Per il resto, i 27 milioni si aggiungono ai tanti titoli che questa regione Campania fa, molti titoli, pochi fatti. Restando sempre ai titoli, a proposito ad esempio della Cilentana, ci avevano detto un anno fa che era stato stanziato 1,5 milioni di euro, stiamo ad un anno dopo e non è successo un cavolo, anzi la situazione è notevolmente peggiorata rispetto all'anno fa. Quindi che stiamo parlando? I titoli di giornale, siamo tutti quanti bravi a fare i titoli di giornale, io posso pure uscire domani mattina e dice: il sindaco di Laurito ha inventato un razzo che va su Marte, però poi ci deve andare su Marte, perché altrimenti restano titoli di giornale e fumo negli occhi delle persone. Concretamente non c'è niente, c'è il vuoto, il pressappochismo, l'improvvisazione, la logica predatoria: se sei con loro meriti attenzione, se no altrimenti non rispondono neanche al telefono. La preoccupazione è che non sappiamo nemmeno quando potranno essere spesi questi 27 milioni di euro. È necessario fare presto perché i fenomeni si possono soltanto aggravare rispetto a quello che era stato progettato e preventivato. È necessario fare presto anche sulla manutenzione ordinaria, penso. Ormai è un modo comune di affrontare il problema da parte di tutti i miei colleghi sindaci. Abbiamo bisogno che si faccia la manutenzione ordinaria semplicemente per evitare che questi fenomeni si accrescano e addirittura ce ne siano dei nuovi. Bisogna quindi provvedere con degli strumenti di somma urgenza a queste necessità. La banale pulizia della cunetta è diventata quasi un elemento di essenziale sopravvivenza dell'infrastruttura viaria. Non le sembra
anche un po' strano che alla fine negli ultimi tempi è come se ci fosse stato uno stato anche di abbandono di quella che era una certa progettualità sostanzialmente di carattere provinciale anche in area parco. I soldi in riferimento alla viabilità sono stati anche spese, forse sono stati spesi in rotonde o casomai in altri piccoli interventi stradali senza nessun piano di programmazione. Nelle poche risorse sono state spese, addirittura c'è qualcuno che parla di asfalto drenante in alcune strade del Cilento. Io mi sarei preoccupato più che altro di fare l'asfalto sulle strade del Cilento, quantomeno di risanare qualche muro che stava per collassare all'epoca. Poi si è fatto altro, insomma, penso non siamo più nel tempo delle polemiche. Al di là dell'orientamento politico, è necessario intervenire con forza e determinazione sul fenomeno del dissesto, che interessa in particolare la viabilità. Questo significa sedersi allo stesso tavolo e ragionare nel migliore dei modi come risolvere le problematiche. Non si può più andare avanti per comunicati stampa o per dichiarazione dell'uno o dell'altro, è necessario sedersi, lavorare, anche perché pare che in provincia si sia fatto, soprattutto la struttura tecnica della viabilità, ha fatto un buon lavoro di progettazione. È utile appurare che cosa è stato progettato, come è stato progettato, e verificarne subito la possibilità di cantierare questi progetti.